questo libro, io dico, è stato scritto appunto da coloro i quali, ahimè, troppo spesso voce più non hanno, e quindi è finalizzato a togliere lo stigma che poi ruota intorno alla malattia del cervello e della mente, il senso di solitudine, il senso di impotenza, che riguarda non soltanto il paziente, ma soprattutto anche la vita dei familiari. È un libro un po' autobiografico, probabilmente un libro che io dico che è scritto non da me e dalla dottoressa Ferretti, che poi è l'altra coautrice, ma bensì è scritto da chi voce non ce l'ha, cioè da quelle persone che spesso a causa della malattia del cervello e della mente non riescono a comunicare i propri bisogni, le proprie esigenze, non riescono ad essere ambasciatori di loro stessi. E quindi è finalizzato a togliere lo stigma che poi ruota intorno alla malattia del cervello e della mente, il senso di solitudine, il senso di impotenza, che riguarda non soltanto il paziente, ma soprattutto anche la vita dei familiari. Quando si parla della malattia del cervello e della mente, spesso è possibile riscontrare delle differenze che si basano appunto sul sesso del paziente. E questo è vero anche, ad esempio, per la demenza, è vero per la depressione, è vero per addirittura la schizofrenia, ma anche, non so, una semplice emicrania. Quindi questo va a dire che ci sono differenze non soltanto nei numeri, prevalenza ed incidenza della patologia, ma soprattutto anche nella progressione, nel sintomo e nella diagnostica. L'iter diagnostico della malattia del cervello e della mente, quindi, è molto lungo se paragonato ad altre branche della medicina. Psicologia e psichiatria parliamo di processi molto lunghi, e questo è anche quello che noi andiamo ad enfatizzare in questo libro, scritto appunto insieme alla dottoressa Ferretti. C'è un dialogo tra il medico e il neuroscienziato, e si esplorano argomenti anche relativi alla difficoltà diagnostica di queste patologie e come sia necessario un approccio di medicina di precisione, come ci vorrebbero quei biomarkers, quei biomarcatori che sono già presenti ed utilizzati, per esempio, nell'oncologia, anche per la neurologia e la psichiatria. E questo, secondo me, è il futuro della medicina e la speranza per i pazienti, a che appunto i tempi di diagnostica si accorcino, a che la terapia divenga precisa e puntuale, e rimando anche lo stigma intorno a queste malattie possa essere poi rimosso, perché accelerare la diagnosi, capire che cosa abbiamo, dare un nome ad una patologia, allevia molto il senso di paura, solitudine e sconforto che si ha quando si inizia a capire qualcosa non va con il proprio cervello. Quello che noi sappiamo è che non è soltanto l'assetto genomico, l'imprinting ormonale, ma è anche tutta la parte del genere, quindi quello che è il nostro ruolo all'interno della società, che avrà un impatto sulla possibilità di ammalarsi e come ci ammaliamo e anche come guariamo eventualmente o come la preveniamo, perché è molto importante enfatizzare anche il concetto di prevenzione all'interno di medicina di precisione. La prevenzione per determinate patologie in una donna sarà ben diversa dalla strategia di prevenzione che possiamo mettere in atto nel modello maschile. Ci sono tutta una serie di fattori specifici relativi appunto al genere che fanno sì che le malattie possano manifestarsi, progredire in maniera diversa o addirittura rispondere ad una terapia in maniera diversa. L'ultima osservazione che voglio fare, ad esempio, è la pandemia. La pandemia ha messo duramente alla prova il cervello di quasi tutti noi, ma sicuramente ancora di più quello delle persone particolarmente fragili, le donne in primis, i bambini e gli anziani. Ora, con la popolazione femminile sappiamo che l'aumento di depressione e di stati d'ansia è esploso. Quindi a capire che c'è proprio una pressione da parte di certe scelte sociali che fanno sì che questi stati di ansia, di depressione, siano maggiormente
presenti sulla popolazione femminile, che già di per sé è comunque maggiormente a rischio, perché sappiamo che quasi il doppio dei pazienti, che le donne sono il doppio dei pazienti appunto che hanno una depressione, e così pure per l'ansia. L'ansia è prevalentemente al femminile. E quindi c'è tanto lavoro da fare, e soprattutto mettere in atto una serie di piani, probabilmente anche governativi, a che certe misure prevengano questo tipo di situazione.